Senatore Nazario Pagano, tra pochi giorni si voterà per il nuovo capo dello Stato. Lei, come esponente di Forza Italia, auspica l'elezione di Silvio Berlusconi, ma quali garanzie istituzionali darà Berlusconi all'Italia? Ma intanto buongiorno e grazie per l'intervista. Sì, noi di Forza Italia ovviamente sosteniamo il presidente Berlusconi perché riteniamo sia la persona più idonea per l'esperienza che ha accumulato sia nel mondo dell'impresa che nel mondo della politica, per soprattutto la credibilità internazionale che ha acquisito, le conoscenze, la stima che di lui hanno all'estero, dalla Russia all'Europa agli Stati Uniti d'America. È la figura più autorevole che possiamo mettere in campo per quel ruolo. Il ruolo istituzionale, la mia risposta è facile: in questo periodo di pandemia il presidente Berlusconi è stata la figura più autorevole che ha creduto in un governo di unità nazionale, l'unico che sin dal primo momento ha dichiarato che l'unica possibilità in un periodo di patologico del sistema politico istituzionale del nostro paese fosse quello di creare un governo di unità nazionale, una sorta patto tra tutte le formazioni politiche per uscire fuori da un periodo così grave. Quindi quale migliore garanzia di ruolo istituzionale di quello che ha avuto Berlusconi in questi anni? Certamente non avrebbe mai accettato, come invece purtroppo Mattarella ha accettato per il primo anno, un governo di parte come quello del cosiddetto Conte II. In Abruzzo nel 2022 saranno spesi miliardi del Piano Nazionale di Ripresa. Quali indicazioni ha lei e che suggerimenti darà al Presidente della Giunta regionale Marsilio in merito? Ma il Presidente Marsilio sa bene come la penso, i nostri problemi sono soprattutto legati alle infrastrutture. Noi abbiamo problemi legati alla mobilità, la nostra è una regione complicata perché noi abbiamo una densità abitativa bassa ed un territorio da un punto di vista geomorfologico molto complicato perché siamo pieni di montagne e quindi è ovvio che le problematiche sono soprattutto legate alla mobilità. Mobilità vuol dire strade, autostrade, porti, aeroporti. Queste sono innanzitutto le opere sulle quali dobbiamo puntare. Abbiamo certamente già, siamo stati capaci di far inserire fra le opere strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la Roma-Pescara e quindi la possibilità che finalmente anche l'Abruzzo abbia una ferrovia di livello contemporaneo, perché siamo rimasti all'Ottocento. Ma noi dobbiamo anche pensare di riammodernare, magari utilizzando anche la terza corsia dell'autostrada 14, la possibilità di migliorare i nostri porti, la possibilità di migliorare anche aiutando le province, di migliorare la viabilità delle nostre province, perché è solo in questo modo che noi possiamo andare avanti, attrarre investimenti, far avvicinare i turisti, migliorare le condizioni economiche della nostra regione. In conclusione, cosa può augurare agli abruzzesi per questo 2022 che è appena iniziato? Ma innanzitutto di credere in loro stessi, di essere attenti, di vaccinarsi tutti, perché la vaccinazione è fondamentale per uscire fuori da questo tema, avere un approccio positivo e pensare che vivono in una regione stupenda e devono saperla vivere fino in fondo, investendo in questa regione e non andando via.